Allora, buongiorno, siamo al quarto giorno dal sisma, insomma adesso oggi istituiamo la direzione di comando e controllo, lo dico ma che voi sapete che fino adesso la gestione nazionale è stata assicurata dal Comitato Operativo Nazionale che si raggiunge a Roma e che ancora sta operando a Roma. Oggi entriamo in questa struttura e in serata staccheremo il comando di Roma e le attività che verranno svolte qui saranno pienamente operative. E in primo luogo consentitemi di ringraziare il presidente Tito Boeri, presidente dell'INPS, perché questa sede ci è stata messa a disposizione dal professor Boeri con una celerità tipica dei tempi di protezione civile, quindi vorrei proprio ringraziarlo per averci consentito di poter allocare tutte le strutture operative, i soggetti, le componenti e tutte le istituzioni che comunque operano all'interno della direzione di comando e controllo. A fianco a me, la conoscete perfettamente, c'è la dottoressa Titti Postiglione, lei è il coordinatore di questa struttura e a fianco a noi ci sono i direttori delle protezioni civili delle quattro regioni che sono le quattro regioni colpite e inserite nella delibera del Consiglio dei Ministri del 25 luglio. Sapete che a valle di quella delibera del Consiglio dei Ministri è stata poi adottata un'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile, ho avuto modo di presentare questa ordinanza anche in una conferenza stampa che abbiamo fatto a Palazzo Chigi e adesso appunto c'è l'istituzione del centro di coordinamento. L'istituzione del centro di coordinamento è un'istituzione abbastanza tarata, classica, sono 13 funzioni più un centro di una segreteria di coordinamento. E poi abbiamo dei rappresentanti che sono i rappresentanti delle strutture operative, i rappresentanti delle regioni e province autonome, i rappresentanti dell'ANCI e il rappresentante del MIBAC. Questa è l'organizzazione del centro di coordinamento. Ovviamente sottolineo il fatto che questo centro di coordinamento è il centro di coordinamento nazionale sul posto e quindi afferisce appunto a tutto il territorio colpito nell'emergenza e le attività che vengono svolte appunto qua sono attività di condivisione, concertazione, ma soprattutto poi noi comunque prenderemo delle decisioni che poi saranno attuate sul territorio. Ci tengo a dire che il posizionamento, al di là delle contingenze che in questa particolare emergenza sarebbe stato anche difficile trovare una sede, come dire, più prossima alla zona più colpita, però ha anche un valore, come dire, simbolico e strategico. Questo centro di coordinamento non si sostituisce a quelle che sono le attività dei centri di coordinamento che vengono svolte sul territorio, ma funziona in raccordo con le responsabilità regionali a supporto di quei centri. Quindi ha anche come dire, questo significato. Come sapete l'emergenza sta dopo quattro giorni virando la sua organizzazione e composizione, si sta passando da un primo momento prettamente di soccorso tecnico e d'urgenza e quindi tutto ciò che è collegato con il soccorso tecnico d'urgenza ad una fase un po' più assistenziale. È evidente che ancora ci sono attività di soccorso tecnico d'urgenza e ci saranno finché le strutture competenti riterranno necessario che ci sia. Però nel frattempo ci stiamo strutturando rispetto a una migliore tipologia di assistenza. Un esempio tipico che posso evidenziare è ad esempio i PAS, che sono le attività ambulatoriali, stanno prendendo posto a quelli che sono i PMA, quindi posti medici avanzati, cioè un'attività di supporto medico diversa rispetto ad un'attività di supporto medico di tipo urgentista, viene virata e modificata in un tipo di supporto medico più di tipo ambulatoriale.
Anche questo, ci tengo a dire, fa parte di una pianificazione operativa che noi abbiamo messo in piedi oramai da tempo e sul quale, come sapete, periodicamente poi ragioniamo, riflettiamo e quant'altro. I numeri li avete, come dire, più sotto controllo voi quasi, no? I numeri purtroppo sono ancora quelli, sapete che appunto sono 290 le vittime per questa correzione che è stata fatta dalla prefettura di Rieti, gli assistiti sono più di 2500 e su questo vorrei evidenziare che le disponibilità nelle aree di accoglienza è molto superiore rispetto a quella che è la richiesta, e quindi questo significa che da una parte è stata tarata bene, dall'altra parte c'è anche una quota ancora di persone che evidentemente o dormono in macchina o hanno fatto delle scelte, come dire, diverse, e questo ovviamente noi non possiamo che comprenderlo, perché insomma chiunque è stato soggetto ad un evento di questo tipo può capire anche psicologicamente ed emotivamente che tipo di shock si ha. Il numero delle forze in campo oltre 6.000 forze, però ecco, su questo poi i numeri di dettaglio li daremo con una comunicazione scritta, un numero di campi che è quasi una sessantina di campi, ovviamente di dimensione diversa, abbiamo campi di dimensione più ampia e situazioni più ristrette. Sui dispersi, la nostra politica lo sapete, sui dispersi noi non abbiamo mai dato numeri per la difficoltà di dimensionare il fenomeno. È evidente che prendiamo atto, come ho fatto in passato, del fatto che ci sono delle persone, tipo il sindaco di Amatrice, che ha contezza di alcuni soggetti che non tornano alla pelle, e quindi evidentemente si dà certamente seguito a quelle che sono le indicazioni che provengono da una persona esperta che conosce le persone, che conosce i propri cittadini, e che se dice che qualcuno manca l'appello, lo sa che manca l'appello. Quindi io non, sinceramente non mi addentro su numeri, perché poi sui numeri si costruiscono le cose. Lui ha fatto un certo tipo di valutazione che ha fatto lui, chi sta facendo il soccorso tecnico urgente ha preso atto di questa quantificazione, diciamo così, e si sta lavorando affinché, come dire, si arrivi a al ritrovamento di queste persone. L'interesse è comune, trovare le persone che eventualmente mancano ancora all'appello. Oltre alla fase assistenziale è già partita tutta quell'azione di supporto alle fasi successive, quindi la valutazione del danno, quindi la parte dei tecnici, la valutazione delle scuole, insomma su questo poi vi aggiorneremo periodicamente. Già da domani inizieranno i primi sopralluoghi alle strutture scolastiche, ovviamente considerando il tempo di adesso rispetto alle giornate di apertura della scuola, noi stiamo valutando la consistenza e lo stato dell'arte, dopodiché faremo delle considerazioni, quindi io non mi voglio lanciare in cose che poi non sono in grado, come dire, di sostenere. Prima dobbiamo fare una valutazione tecnica, seria, insieme ai colleghi, capire qual è il grado di danneggiamento di alcune realtà, capire come questo grado di danneggiamento può essere eliminato, e poi faremo l'elenco di ciò che può essere utilizzato e ciò che non può essere utilizzato. Quello che non potrà essere utilizzato troveremo delle soluzioni alternative. Ci sono delle cose soltanto? In che rispetto senso? A queste... No, vi spiego meglio allora. Prima dobbiamo fare una valutazione. Una volta che facciamo la valutazione, poi facciamo le ipotesi. Se io non so la consistenza delle ipotesi non lo posso fare. È evidente che come back office noi abbiamo già delle risorse che potrebbero essere impiegate, però devo capire se le risorse che noi abbiamo in back office, chiamiamole così, matchano con quelle che sono poi, come dire, le richieste. Quindi delle ipotesi teoriche ci sono, ma se io non so il nome e cognome, come dire, della scuola, non lo so nel senso come dato complessivo, e non so qual è l'esigenza, difficilmente posso dare una risposta mirata. È ovvio che non è che stiamo parlando che nell'arco di un giorno, nella serata, insomma, anche qua non voglio mettere timer, perché anche le azioni tecniche non sono così semplici. Non è che uno va in un edificio e a occhio dice sì, no.
ribadisco, qua ci sono comunque una serie di colleghi, di persone che si assumono anche una responsabilità importante a definire se una struttura è in grado o no di ospitare, come dire, per esempio bambini o alunni. Quindi si faranno tutte le verifiche che si riterranno opportune per prendere le decisioni e le scelte che sono quelle migliori per i cittadini, per la popolazione, per le famiglie, in considerazione del quadro generale. Quindi ovviamente stiamo lavorando sulla viabilità, insomma stiamo lavorando su tutte quelle azioni che tendono a migliorare la risposta, come dire, assistenziale e anche un lento, speriamo non lento, ripristino di alcune condizioni che sono venute meno con il sisma. Ovviamente sapendo che partiamo da realtà territoriali che già presentano, come dire, per la loro configurazione morfologica, stiamo parlando di aree montane, quindi delle aree che comunque già ordinariamente le viabilità sono complicate e complesse, per fare l'esempio ovviamente della viabilità. Non so se ci sono domande particolari, se i colleghi vogliono aggiungere qualche elemento. No, se volete aggiungere, se non volete aggiungere, diamo la parola. Domande? Bene, buon lavoro, grazie. Pensavo che non intervenire perché voi avete parlato di un centro di coordinamento con 13 funzioni. Sì, volevamo sì. Capire, siccome abbiamo visto che tutta la palazzina è piena di gente che sta lavorando. Sembrano più di 13, diciamo. Cioè, come vi organizzate? Perché ci sembra un'organizzazione molto complessa. Tu volevamo capire più o meno qui dentro chi pensa a che cosa. Non so se è una domanda. Allora, la dottoressa Postiglione, che è la coordinatrice di questo centro, le do la parola così risponde lei. Grazie. Allora, questa struttura riflette una struttura omologa che ha lavorato e sta lavorando in questo momento a Roma. Sì. Voi avete visto rapidamente quelle che erano le linee del comitato operativo che avevano alle loro spalle una serie di funzioni che non sono altro che ambiti di attività, settori di attività. Sì. Che mettono insieme dati, danno attuazione alle indicazioni, conseguono degli obiettivi. La particolarità, perché non parliamo di amministrazione ma di funzioni, perché si lavora appunto per obiettivi. Sanità e assistenza sociale, servizi essenziali, mobilità, telecomunicazioni, censimento dei danni. Ecco, queste sono le 13 funzioni che qui dentro trovano però armonia e coordinamento soprattutto. Quindi, questo vale anche per quattro regioni insieme, per tutte esatto, le quattro regioni. Esatto, perché questo è il livello nazionale del coordinamento. Certo. Come a livello nazionale c'è questa strutturazione, ciascuno dei direttori regionali che è qui oggi con noi ha all'interno del proprio sistema regionale una strutturazione che in qualche modo è simile, differente per alcune cose, ma simile. E noi intendiamo questo centro di coordinamento che lavora in strettissima sinergia con i colleghi regionali, perché la nostra funzione è quella di supportare la loro attività con risorse aggiuntive, mezzi particolari, esperienze, tenerle tutte insieme e chiaramente definire una strategia unica che è in capo, certo. Al capo dipartimento. Tutto questo per i 180 giorni dell'emergenza. Questo per ora, per i 180 giorni è l'emergenza. Grazie. Bene, grazie, buon lavoro.